Buon pomeriggio dal Media Center di Panama, seconda giornata di Papa Francesco qui alla GMG, una giornata che è stata caratterizzata dall'incontro di questa mattina del Santo Padre con i giovani detenuti presso il carcere minorile di Pacora. Durante la liturgia penitenziale il Pontefice ha parlato e nella sua omelia ha detto chiaramente che una società si ammala quando non è capace di far festa per la trasformazione dei suoi figli, una comunità si ammala quando vive la mormorazione che schiaccia e condanna senza sensibilità. Parole forti quelle del Pontefice, parole che comunque tendono sempre a dare speranza soprattutto a questi giovani che non hanno potuto partecipare alla GMG e che lui di persona è andato a trovare. Nel pomeriggio un altro appuntamento per Papa Francesco, alle 17.30 appunto ci sarà la Via Crucis, uno degli eventi classici e tradizionali della GMG. Domani invece ci sarà la veglia prima della messa di chiusura di domenica mattina alle ore 8. Alcuni numeri su questa GMG: è stato superato abbondantemente il numero delle 150.000 registrazioni, i padroni di casa, ovviamente i ragazzi di Panama sono in cima, subito dopo ci sono gli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Europa, la rappresentanza italiana è sicuramente corposa ed è superiore a quella di Spagna, Francia, subito dietro la Polonia. È tutto per ora, vi invito ovviamente a seguire i nostri profili social Facebook e Twitter per gli ultimi aggiornamenti e ai prossimi collegamenti. Grazie e buon proseguimento.